17 marzo 1976. Muore a Roma Luchino Visconti. Milanese di nascita, si trasferisce a Roma nel 1939 e comincia a frequentare gli artisti che si raccolgono intorno alla rivista Cinema, sulla quale pubblica il suo primo celebre articolo intitolato Cadaveri. Fra il 1942 e il 1943 gira Ossessione, uno dei primissimi esempi del nascente neorealismo. Durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa attivamente alla Resistenza, sarà arrestato dalla spietata banda Koch. Dopo la guerra prosegue la sua carriera cinematografica con La terra trema, Bellissima, Senso. Nel 1963 gira Il gatto pardo, affresco storico di un'epoca tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Il film vince la Palma d'Oro a Cannes. Un ictus lo colpisce durante la lavorazione di Ludwig, ultimo dei tre film che compongono la cosiddetta trilogia germanica. Gruppo di famiglia in un interno del 1974 e L'innocente del 1976 saranno i suoi ultimi lavori. Uno squallido caseggiato popolare di Brooklyn è la scena del dramma di Arthur Miller che Luchino Visconti ha messo in scena all'Eliseo di Roma. Successo di pubblico e di critica, con qualche riserva per la caratterizzazione dialettale di alcuni personaggi, che Visconti ci chiarisce in questa intervista. Questo dramma prende il titolo da una cartolina, una veduta del ponte, infatti, è quella cartolina che di solito gli emigranti italiani spediscono ai loro parenti in Italia. È giusto, Visconti? È giusto, sì, è giusto in parte, perché come tu avrai potuto constatare sui nostri manifesti, il titolo che noi abbiamo dato alla commedia di Miller nella traduzione italiana è Uno sguardo dal ponte. Il che secondo me rimane uguale, ma aggiunge qualche cosa in profondità, perché uno sguardo naturalmente è qualcosa che va a fondo nell'ambiente che Miller ha voluto rappresentare e che è l'ambiente degli emigrati italiani, siciliani, napoletani, pugliesi che emigrano in America per trovare lavoro a Brooklyn. Naturalmente c'era l'esigenza di trovare il linguaggio adatto, cioè nell'originale i personaggi parlano con uno slang di Brooklyn e qui bisognava cercare qualche cosa di analogo. Sì, la commedia è scritta nello slang di Brooklyn ed è molto efficace, immagino, nella sua lingua originale, ma per me il problema era quello di stabilire la differenza fra questi due mondi, il mondo degli italiani che vivono a Brooklyn ormai da molti anni e i due giovani che arrivano freschi dalla Sicilia. Ecco perché ho sottolineato in siciliano le battute dei due ragazzi.